Sì, allora riprendiamo il consiglio. La parola al segretario per l'appello nominale, prego. Allora, sono rientrati. Sì. Allora, Aiosa, Antonioli, Boccia, Caponi, Chitto, presente, Cremonesi, De Noia, Di Stefano, Foggetta, Franciosi, non la sente prima, Gianvecchio, la Miranda assente, Landucci, presente, Nossa, Pastorino assente, Pavan presente, Pennasi, Pietra presente, Rivolta, Romaniello presente, Teormino, Tittaferrante, Torraco, Tremolada, Vassori assente. Quindi è riconfermata? 21. Sì. Consiglieri presenti 21, consiglieri assenti 4. Dichiaro valida la seduta del Consiglio Comunale. Allora, a questo punto passiamo alla delibera relativa all'unico punto indicato all'ordine del giorno, approvazione del rendiconto e gestione 2012. La parola al relatore di commissione, diciamo il consigliere Rivolta, che sostituisce il consigliere Vavassori. Prego, consigliere Rivolta. Grazie, buonasera. In effetti mi è stato chiesto di preparare la relazione un paio d'ore fa, quindi mi scuseranno i consiglieri, già con i numeri non ho una grande dimestichezza. Comunque, la Commissione si è riunita per esaminare e per discutere del consuntivo 2012. Voglio innanzitutto dire che è stato un lavoro che è durato un paio d'ore, molto serrato, con una quantità di informazioni che credo che poi abbiano ricevuto tutti i consiglieri. Un lavoro di grande chiarezza, voglio ringraziare per questo l'assessore Montrasio, la dirigente Orsetti, ma tutti quelli che hanno lavorato per la presentazione. Io quindi seguirò in una certa misura il canovaccio di quella presentazione, ma mi perdonerete se non sarà altrettanto chiaro, che è stata fatta in commissione. Noi andiamo a votare un consuntivo che registra delle entrate per 93.641.965,30 con delle uscite di 93.335.256 con un avanzo di 306.000, di cui spesa corrente 78.872.000 e delle uscite per 74.842 con un avanzo di 5.030.000 che si è destinato per investimenti, sommandole a 1.533.000 di entrate da alienazioni e da oneri diversi. E qui forse va segnalata la prima cosa. Poi giudicheremo e discuteremo se è positivo. È sicuramente un fatto che evidenzia un termine positivo di bilancio, ma come dire, evidenzia anche una difficoltà. Per la prima volta in discussione di un bilancio che sposta risorse dalle spese, corre, dal, dall'entra, dalle, oh là. Dall'entrata dalla spesa corrente sulle spese di investimento. Normalmente invece voi sapete che anche negli anni passati il Comune di Sesto, sempre in una misura molto limitata, più facilmente avveniva l'opposto, cioè risorse entrate sotto la voce di alienazioni, oneri di urbanizzazione finivano nel capitolo delle spese correnti, che invece questo sì è di per sé dannoso, perché è come vendere la propria argenteria per continuare
a, come dire, avere un certo tenore di vita. Quindi da questo punto di vista evidenzia sicuramente una difficoltà nel recuperare risorse da alienazioni e da oneri di urbanizzazione, ma poi ne discuteremo politicamente, ma invece evidenzia il fatto che quei soldi che poi corrispondono alla quota che noi abbiamo dovuto accantonare per rispettare il patto di stabilità sono poi stati messi per le spese di investimento. È stata esaminata una tabella abbastanza importante e interessante rispetto alla capacità di autosostentamento dei servizi, che credo appunto tutti i consiglieri hanno avuto, dagli asili nido alle colonie, i corsi extrascolastici, gli impianti sportivi, mense e via dicendo. Ed è significativo anche delle scelte che l'amministrazione comunale fa e su quali differenti servizi decide di destinare le proprie risorse. Per venire invece al contenimento delle spese, c'è un forte contenimento delle spese. Per parlare del capitolo che sarà sicuramente oggetto di una discussione, ma che normalmente è fondamentalmente quello su cui ci si concentra, anche rispetto alle spese per il personale si è passati da un 34,71% delle spese per il personale a oramai un 33,71% in virtù anche di un ridimensionamento del bilancio. Nel corso di questi anni il Comune di Sesto ha rispettato in maniera puntuale il patto di stabilità che gli veniva assegnato, anzi, sommando gli ultimi 6 anni possiamo dire che abbiamo, oltre a quello che ci veniva chiesto, come dire, accantonato risorse, non so se il termine corretto è accantonato risorse, ma comunque messo nel bilancio poi del Paese, non quello di Sesto San Giovanni, una cifra quasi di 1.333.000 euro. Con l'operazione che abbiamo fatto nel mese di novembre c'è stata un'estinzione di un mutuo e questo corrisponde a circa 1.200.000 euro, accedendo a un fondo che era quello degli enti, non mi ricordo la specifica, ma di un fondo specifico degli enti, è però fondamentale e significativo segnalare che nel corso degli ultimi 2 anni il Comune di Sesto non ha aperto nuovi mutui, ma anzi va a chiudere un mutuo. Questo è sicuramente positivo per il bilancio, per il rigore del bilancio, poi appunto, magari durante una discussione politica, significa e segnala, come dire, una difficoltà di Sesto, ma di tutti i comuni, a poter fare investimenti, poter accedere mutui, perché questi si riflettono poi in maniera decisiva e forte rispetto ai bilanci. Ma dal nostro punto di vista del rigore, della trasparenza e del, come dire, di un bilancio sano, questo è sicuramente un fatto positivo. Va segnalato che nel corso degli ultimi 3 anni, dal 2010 al 2012, i trasferimenti da parte dello Stato sono scesi da 22 milioni di euro agli 11 milioni e 700 mila dell'anno scorso. Questo segnala una situazione precisa, comunque di una situazione degli enti locali che tutti i sindaci in questi anni hanno, come dire, raffigurato e per cui hanno manifestato di un sempre maggior disimpegno da parte del governo centrale rispetto agli enti locali, delegando a loro l'autonomia finanziaria e l'autonomia impositiva. Tant'è vero che appunto c'è una tabella che evidenzia questi aspetti e quello che potrebbe sembrare e dovrebbe sembrare un dato molto positivo, cioè della capacità di autonomia finanziaria e dell'autonomia impositiva, ci vede in grandissima crescita, ma semplicemente perché al Comune è stato delegato tutto e, come dire, anche evidenzia lasciare ai comuni la possibilità sicuramente di, in una certa misura, di decidere la propria fiscalità, ma con una sola direzione, che è quella della crescere
le tasse e le imposizioni, altrimenti questo non potrebbe che riflettersi in una questione, una difficoltà di bilancio. È un bilancio che vede naturalmente un calo di entrate, di appunto di alienazioni e di oneri di urbanizzazione e ho perso il filo, comunque insomma nella sostanza è un bilancio che ha una grandissima è stato riconosciuto anche dai membri di commissione, oltre a un grande rigore, una grande trasparenza, preparato in modo che possa essere compreso. Spero io di averlo compreso, credo che da questo punto di vista è stato fatto sicuramente un lavoro molto positivo, ci si è chiesto, si è posto all'assessore ma anche ai dirigenti, come dire, la necessità, così come si faceva in passato, magari di fare delle commissioni nel corso dell'anno per capire il monitoraggio del bilancio di volta in volta che cosa produce.